5-2. Wiener però va tenuto un po' meglio in difesa, Brown non può mi perderlo sembra così. Anche Wiener questa capacità di trovare tiri in pochi secondi con un po' di fortuna. Travis Wiener da tre punti per il sorpasso. Tanti troppi spazi però per Travis Wiener. Brown è, cioè questo va detto, non è che nella sua, nel suo bagaglio tecnico, i suoi due tiri hanno avuto identica sorte. Thornton questi canestri li conosce non bene, qualcosa di più, mette le sue percentuali nel tiro pesante. Travis Wiener ne mette un'altra. Time out chiamato da Luca Banchi. Questo è un giocatore che bisognerà che Banchi, ecco, in diretta palla per Bucci Thornton, si alza da tre, la mette Bucci Thornton, 19-13. Ripeto, punto di domanda sulla condizione fisica di Hackett, punto di domanda sulla condizione fisica di Resmi. 38 Thornton continua a martellare, terza tripla della sua partita. Hackett per Ezema, grande reattività di De Vecchi, e alla fine Sassari recupera il pallone. Vecirovic la dà Isli che va a schiacciare, più 8 Banco Sardegna, dando anche spettacolo. Lo statunitense ormai italiano si alza Wiener, mamma mia che canestro, questo è veramente un grande numero. 7 entrerà Luca Lechtaler. Ah sì, è Orten, pardon, intanto altro gran canestro di Travis Wiener questo. Adesso Sassari va per la doppia cifra, gran palla per la schiacciata di Drew Gordon. Questo è un grande playmaker, ha fatto una roba ora, una penetrazione, un passaggio a un cino a Gordon veramente spettacolare, spettacolare. Questo è un gran canestro assolutamente, con la schiacciata che non era neanche facilissima perché insomma davanti si è trovato qualche giocatore, anche uno come il Resch, per esempio Sata, andiamo a rivedercela perché è tutta da vedere, sì, assolutamente. Tutto passaggio alla mano, boom. Senza guardare e poi la schiacciata. Ma per resta anche un tempo a fare. Sì, sì, che non è facile per un giocatore di quella stazza. E questo qui è veramente una grande azione. Assist numero 3 della serata di... Primi due per Marco Carraretto, meno 7, è lasciato solo Isli però, questo non va fatto assolutamente. Gordon. Rimane tanto in aria Gordon, anche prima quando ha fatto la schiacciata. Eccolo De Vecchi. Berignelski, buon gioco a due. Più 3. Wiener, gran giocata e grandissimo canestro, questo va solamente applaudito, no, perché... rispetto a quello avuto stasera. E poi in un attimo si fece riacquantare e superare dalla Montepaschi, proprio a perdere tutto quello che abbiamo faticosamente e meritatamente guadagnato. Durante grandissimo canestro di Travis Wiener, tanto di cappello, punto numero 22 di una fantastica partita. Grande fisico Sacchetti, anche lì buone basi da parte del papà. Travis Wiener in piedi perché merita solo un applauso. 25esimo punto, ferro, solo maglie blu a rimbalzo. Wiener subito velocissimo per Pinton, questa è Sassari, questa è la squadra che ha fatto divertire, che ha De Vecchi contro Carraretto, grande entrata di De Vecchi sul primo passo, giocarsi l'uno contro uno con Brown, scarico per Gordon, la schiacciata di Drew Gordon, ottavo punto della sua partita, meno uno. E Gordon, buona circolazione, solo De Cirovis, giocano molto bene in queste situazioni. Partite da qualche sito internet, il suo tiro non è andato. Dall'altra parte altra grandissima giocata di questo splendido, meraviglioso campione, 28esimo punto. Travis Wiener, tutti contro Wiener, e Wiener continua a fare questa partita fantastica. A parte di Wiener, Bucci Thornton con 4 secondi, si alza Bucci, la tripla di Bucci, sorpasso Sassari, 85-82. Club milanese ormai da diversi anni. David Mossa,
mamma mia che canestro previsibile, mamma mia che canestro, sorpasso, 6 secondi per andare a tiro, palla per Buzzi Thornton che dà la zampata dell'ex e firma la vittoria del Banco Sardegna a Sassari a Siena 90-86, poi rimangono 8 secondi, palla finisce definitivamente con la schiacciata di Thornton che inchioda il 92-86 per la festa giusta dei tifosi di Sassari. La Menzana chiude al quinto posto la regular season lasciando i due punti al Banco di Sardegna, al quale facciamo un forte in bocca al lupo per i playoff. Devo dire, se non la deve vincere la Menzana lo scudetto, io spero che lo vinca Sassari. Chiusa questa parentesi, chiusa questa parentesi, abbiamo 5 giorni per caricarci e poi si parte il giorno 10. Canestri veramente da posizioni incredibili, cioè di fronte a queste